Buongiorno, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao mister. Ciao. Secondo voi quest'anno potete andare in Serie A? Dai, inizia te a Domanda difficile subito. Vincere il campionato è sempre difficile. Sicuramente c'è in noi la voglia appunto di migliorare. Vogliamo fare un buon campionato, quindi adesso è importante fare tanti risultati positivi e poi più avanti vediamo dove si può arrivare. Come vi sentite in campo? Tocca a te. Bella domanda questa, eh. Prima di tutto, secondo me, responsabili di rappresentare questa squadra. Poi, secondo me, ci sentiamo anche felici. Andavate bene a scuola? Allora, Altre domande? la scuola è importante, anche perché se vai bene a scuola, se stai bene con i tuoi genitori, con i tuoi amici, giochi meglio, no? E questo succedeva a me e a Luca, poi. A me è successo anche di andare in punizione, di non andare a allenarmi. La sufficienza almeno Cioè, nella scuola l'abbiamo raggiunta. Cosa mangiavate prima della partita? un'alimentazione molto varia, pasta oppure riso, due fettine di petto di pollo, qualche fetta di bresaola, un po' di verdure, mangiamo molto sano. Diciamo che la Nutella prima della partita. No, quella no. Quanto è il vostro record di palleggi? Dobbiamo andare indietro, perché adesso non è che ci mettiamo in campo a palleggiare, però diciamo qualche centinaio, no? Forse ci sono arrivati. Dai, sì. Voi? Io 63. Cavoli, siamo già Un buon livello, un un buon buon livello. livello, mi sa che siete bravi allora. Come avete fatto ad arrivare in prima squadra? Ma io giocavo nelle giovanili come voi di un'altra squadra e piano piano sono andato avanti in tutte le annate e poi sono arrivato in primavera e da lì sono riuscito ad arrivare in prima squadra. Qual è stata la partita più bella che avete fatto? La mia partita più bella è stata quando abbiamo vinto il campionato di Serie C, siamo riusciti ad andare in Serie B e penso che Luca, la tua partita più bella è stata la finale playoff per andare in Serie A. Ho giocato 3 minuti, però per la gioia finale è stata la più bella. Quanti gol avete fatto in carriera? Luca, continui a fare. Vabbè, io ne ho fatti 5 nel Como e 2 con lo Spezia, quindi 7. Io che sono un po' più anziano, vecchiotto di Luca, 25 gol dovrei averli fatti, 20-25 gol dovrei averli fatti. Com'è giocare nel Como? È diventato importante perché è una società che è in grande crescita, che punta in alto, un motivo per cercare di fare sempre meglio per noi. Ha ragione, ovviamente io sono anche di qua, di Como, sono nato qua, quindi per me è anche motivo di orgoglio, ecco, giocare per questa società. Chi vi ha ispirato a giocare a calcio? Avevo mia mamma che giocava a calcio, quindi andavo a vederla e già mi piaceva come sport. Il mio idolo, diciamo, è Del Piero. Non è stato solo un grande giocatore, ma l'ho sempre visto come un esempio da seguire. Il suo era Del Piero, il mio era Kakà. E poi siamo finiti a fare i difensori tutti e due, non gli attaccanti, però. Luca, com'è stato marcare Cristiano Ronaldo? È stato difficile, è stata molto dura, però è stata una bella emozione. Qual è stato il vostro compagno di squadra più simpatico? Sono sincero, si dice che io e Luca siamo i più, magari non simpatici, cioè nel senso sono tutti Più simpatici. burloni. Io ti dico Luca e penso che Luca, dai, bene o male. Ciao. Quanto siete alti? Io sono 1,78 m. Penso 1,85 più o meno. Calcio è bello perché possono giocare tutti, eh. Qual è stato il miglior gol che avete fatto? Nell'anno della Serie C, quello che abbiamo vinto, c'è stata una punizione. Io ero sempre quello che stava fuori dall'area. Un difensore loro l'ha buttata fuori di testa. Io ho colpito al volo di collo e l'ho tirata all'incrocio. Non volevo tirarla lì, però i miei amici e i miei compagni di squadra hanno detto che invece volevo tirarla lì all'incrocio. 2 stagioni fa a Vicenza. Vittoria 1-0 del Como. Di Vignali e sinistro. Iovine sulla fascia? Di Che lui è sinistro. destro, quindi era anche più difficile. Quello secondo me è il gol più bello. Qual è il giocatore più forte che avete marcato? Cristiano. Io dico Palacio invece. Potete vincere contro il Catanzaro? Assolutamente sì, si può vincere sempre. Lo fate il fantacalcio? Va fatto, assolutamente. Che attaccanti avete? Vlahovic ho preso Zapata, ho preso Lukman. E non dice chi ha vinto l'anno scorso. L'anno scorso ha vinto il fantacalcio Luca.
Io quest'anno non lo faccio più. Quest'anno non lo fa perché ha già dato una lezione ai ragazzi e non vuole perdere, me ne vado da eroe. Lui ha vinto una volta, basta, non lo fa più e quindi potrà sempre dire che ha vinto Fata Calcio. Ha ragione. Ragazzi, spero vi siate divertiti. Io e Luca, sì, ci vediamo presto. Venite allo stadio, mi raccomando, perché c'è da tifare, eh. Quest'anno c'è da tifare. Che bisogna vincere. Vi siete divertiti? Sì. Ah, meno male, dai. Sempre forza? Bravo! Grazie.